Buongiorno a tutti quanti, ben arrivati. Appuntamento importante oggi. Allora, ciao, ben arrivato. Ciao, buongiorno anche a te. Perfetto, ciao. Aspettiamo un attimino che vedo che soltanto i loghi, non vedo no. Ciao Cinzia, ben arrivata. Dai che piano piano vi attivate tutti. Allora, possiamo già passare allo schermo. Oggi giornata importante. Perché la giornata importante? Chi è che mi sa dire il perché? Nel frattempo io me lo vado a cercare. Perché giornata importante? Dai, qualcuno mi dica il perché oggi c'è la giornata importante. Allora, oggi dobbiamo andare a decidere una cosa, la dobbiamo decidere oggi. Allora. Bene, allora questo è quello che ha messo Alessandro, il logs, per vedere il debug, come li chiama lui. Allora, questo lo possiamo sistemare così. Allora, qui abbiamo lo spazio per una sesta coppia. Cosa facciamo? Che coppia uniamo? Cosa mettiamo? Qualcuno mi sa suggerire il Allora, non è che possiamo andare alla cieca e a pescare una coppia a caso. Cioè, dovremmo essere un attimino capire anche il perché. A parte che qui, in questo conto qui, non ha tanto significato quello che stiamo facendo, perché è un conto demo e perché non so se c'è legge inattivo, anzi non c'è legge inattivo. È un conto da 10.000, quindi al margine alto, perché logicamente sono tutti microlotti, giusto? Ha fatto 706 euro in un mese esatto. Oggi è il 15, è partito il 15 dicembre, adesso è il 15 gennaio. Un mese esatto ha fatto 706 euro, sono il 7%. Io avevo dato l'8% come stima, non c'è arrivato, non importa. Allora, cos'è che dobbiamo fare adesso? Inserire una sesta coppia, perché ho detto che dopo un mese aggiungiamo la sesta coppia. Allora, io vi farò vedere una cosa, tanti di voi sicuramente non sanno nemmeno che cos'è, tanti di voi invece magari sanno già di che cosa sto parlando. Allora, si va a vedere questa qui, la torta. La torta. Allora, qui la torta, un attimino, dobbiamo un attimino andare a cercare di cosa se ne parla. Allora, vedete l'euro, il volume dell'euro, se cioè l'esposizione dell'euro è molto più grande rapporto al dollaro australiano, per esempio, una portata alla sterlina, allo yen, al dollaro. Quindi stiamo più esposti di euro e non del resto. C'è cioè qualcosina del dollaro australiano. Allora andiamo a vedere il perché. Facciamo così li uniamo. Sterlina, dollaro, ne ho due. Ok. Euro, ne ho due. Però c'ho anche l'euro yen, che sono 1, 2, 3, guardate quanti euro yen, poi c'è l'euro sterlina. Allora, qui incominciamo ad avere, sono un po' corto di forze oggi. Cos'è che mi ha scritto prima Roberto? Mi ha scritto se sono stanco, stufo, stressato, perché ti ho detto che ti avrei scritto anche stamattina alle 4:20. No, mi alzo presto, però non dormo, non riesco a dormire bene, tante cose ancora da finire, quindi non dormo che non ho completato la giornata e mi sveglio che devo completare la giornata e alla sera sono stanco, non posso completarla. Allora il giorno dopo è tutto un concatenarsi di cose, che ho tante cose ferme. Adesso siamo in lockdown fino a fine gennaio, probabilmente anche a febbraio, probabilmente anche a Pasqua, e qui alla fine io ho anche altre attività che giornalmente costano tanti denari perché sono ferme, non parliamo di trading. E quindi non è che mi dà fastidio, ripeto, a me il denaro non è che sì, vabbè, chiaro, sarebbe adesso da non veritiero dire che non mi interessa, però avrei queste attività non finite, perché sono stati fatti dei lavori che poi devono essere rifatti se continua così. Però vabbè, non importa, adesso vediamo se magari dal mese prossimo riusciamo a continuare a costruire, siamo mezzi fermi e non mi piace. Comunque, vabbè, non importa, dai. Vediamo cosa succede con questo vaccino adesso. L'1% della Germania è già vaccinato, ma l'1%,
quanti milioni di persone sono. Oh, guardi, non importa, parliamo di trading. Qui dobbiamo mettere una sesta coppia. Allora, abbiamo comunque già si nota. Allora, guardando il grafico a torta, manca CAD, Nuova Zelanda. No, vedi, già ci sei. Per questo esistono i webinar. Per questo sono qui per fare i webinar. Per spiegare che non è che manca il CAD o manca la Nuova Zelanda o il franco svizzero o che non so io. Non sto andando a cercare qualcosa che manca qui, una coppia che manca. Però prendiamo un po' la penna, così studiamo su questo. Non voglio, cioè, magari potevo già farlo senza dirvi niente, tutto il resto, ma voglio farvi capire che è costruito, questo sistema qui è costruito sull'algoritmica, giusto? Però anche costruito per lavorare in una dinamica di tenere sempre su alto il margine o alto il morale. Un paio di conti con l'ultima versione, un paio di conti, non tanti. Uno dei tuoi, Cinzia, per esempio, ha delle esposizioni con delle operazioni short che adesso, se non avessi avuto l'idea di mettere un robot che apre contrario, che ti ricostruisce il margine, magari sarebbe quasi quasi risolta la situazione perché non avevi i buy che fanno da contropeso. Ok, col senno di poi possiamo dire peccato, però alla fine. Quello che c'entra è che io ho cercato di portare sul margine, ce l'ho fatta, avevo un margine alto, non può succedere niente, e nel frattempo vado a inserire anche altre coppie. Quindi comincio a trasferire, diciamo, l'operatività vecchia con l'operatività nuova, anche se ci sono delle operazioni con il conto vecchio. Sì, certo, ma purtroppo è così, è andata così, però è preferibile. Allora, è perfetto che tolgo questo qui. È preferibile avere il margine alto e adesso vediamo. Se andava su ero l'eroe del giorno, no? Vabbè, dai, insomma. Poi un'operazione l'avevo messa anche con lo stop a pari, si è chiusa, anche io voglio scrivere a Pierpaolo. Ok. Allora, e quindi siamo avanti così. Comunque all'inizio, cioè, se saliva chiudeva tutti i buy, se non mettevo lo stop a pari avrebbe chiuso tutti i buy, saremmo di nuovo da punto a capo, però se continuava a salire saremmo di nuovo da punto a capo. Quindi secondo me è meglio così. Lasciamo, adesso vediamo come implementare, come tirarsi fuori da questa situazione che Alessandro chiamerebbe il pettine o comunque la forchetta. Si sono restrinti, diciamo, i denti del pettine, adesso meno male dobbiamo riuscire da una parte o dall'altra a venirne a capo. Ok, però torniamo a noi. Noi abbiamo qui l'euro. Allora, facciamo un cerchietto. Questo è l'euro. Questo è l'euro. Questo è l'euro. Giusto? Questo ha fatto un segno, l'euro è a fianco. No, l'euro. Queste cose qui, se adesso l'euro viene comprato. Se adesso l'euro viene comprato, cosa abbiamo? Tre volte le esposizioni long di euro-dollaro. Quindi dobbiamo avere una copertura che l'euro venga venduto. Studiata la situazione, è stata studiata la situazione, forse con un mente superiori, ma forse anche più che altro. Casistica che è andata così, c'è cioè, il mercato delle valute. Per esempio, come lo dicevo l'altra volta, esiste l'euro-dollaro, però non esiste il dollaro-euro. Perché? Non siete mai fatta questa domanda? Non ha senso perché io, se voglio, vendo e compro l'euro, giusto? Il nominatore, io lo compro e lo vendo. E questo va bene, ci siamo. Però se io adesso volessi avere un'esposizione di dollaro. Potrei fare la stessa cosa vendendo il dollaro e comprando il dollaro, cioè vendo il dollaro, compro l'euro e vendo l'euro, vendo il dollaro, vendo dollaro, compro l'euro. C'è la stessa cosa, ma non ce l'ho. Quindi non posso avere una correlazione completa. A questo punto devo dare ragione a Roberto e dire se ok, ci manca il franco svizzero, perché io potrei mettere il dollaro franco svizzero e avrei la copertura sull'euro dollaro. È una copertura però che varia.
dall'85 al 95%, addirittura a volte anche arriva al 97%, quindi è come se avessi comunque un'esposizione sempre completa, avrei sempre un grafico che mi va contro. Quindi lo elimino, non è questo che cerco. Cerchiamo qualcosa di dollaro a questo punto, perché devo mantenere la torta regolare. Quando mi sono svegliato col fiato corto. Allora, c'è qualcosa del dollaro australiano, perché il dollaro australiano è contro il dollaro, vedete? Non c'è. Se io adesso metto euro AUD, c'è l'euro AUD, eccolo qui, dov'è? Avrei un'altra coppia con l'euro AUD, quindi un'altra coppia di euro non mi posso permettere, ok? Abbiamo già l'euro sterlina, l'euro dollaro, non c'ho il dollaro euro, però c'ho la sterlina dollaro, non c'ho il dollaro sterlina, però c'ho l'euro sterlina, dollaro australiano e l'euro yen. Allora io qui, dirvi la verità, metterei o un dollaro yen. Ciao Edoardo, sei arrivato un po' in ritardo, però magari ti becchi ancora più spiegazione. O il dollaro yen, potrebbe essere un'idea, il dollaro yen, vero? Perché allora o compro o vendo il dollaro, quindi avrei un'esposizione. Per esempio, se l'euro yen scende, sto vendendo l'euro. Oddio, ovviamente sentite che sono proprio preso bene oggi. Allora, l'euro yen, se scende, ho esposizione rialzista dell'euro, quindi avrei di nuovo la torta che si riempie di euro. Però se scende il dollaro yen, cosa succede? Scende perché scende l'euro yen, o il dollaro yen scende, quindi vendo il dollaro e compro lo yen. Quindi compro il dollaro, no, avrei troppa esposizione di yen. Avrei una doppia esposizione di yen, non c'entra niente con il dollaro. Allora, andiamo a studiare un attimino le coppie per capire cosa inserire. Allora, andiamo qui tanto facciamo così, mostra tutto. Allora, vediamo come fare. Crypto, dove sono? Commodities. Eccole. Allora, l'yen è una sola. Io direi che o puntiamo l'euro, lo lasciamo stare perché non ha senso avere un'altra operazione con l'euro, o qualcosa di nuovo, 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 o allora. Andiamo qui che le vediamo meglio, va. Allora, poi dobbiamo anche vedere di avere qualcosa di un po' più smart. Allora, le copie sono tutte qui sopra, perfetto. Allora, partiamo dalla fine. Questo no, 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 no. Ecco, possiamo partire da qui. Nuova Zelanda, contro il franco svizzero. Allora, io non sarei neanche contrario di mettere qualcosa col franco svizzero. Però volevo mettere qualcosa di dollaro, di verità. Di dollaro purtroppo c'è soltanto la sterlina dollaro, ce l'abbiamo, Nuova Zelanda dollaro. Cioè, è importante fare la scelta giusta. JPN anche, potremmo anche fare JPN alla fine, no? Qui ci stava l'euro dollaro long, io non l'ho fatto, però uguale, non importa. Cioè, ci stava perché io me l'ho già segnato. In questa zona qui dovrebbe ripartire rialzista, però vabbè, non importa, ormai uguale, non importa, sto calcolando i tempi, sto guardando le coppie, Francesco, sto guardando il gioco delle coppie qua, sto cercando cosa mettere. Allora, sterlina AUD, sterlina ne ho soltanto l'euro sterlina, no, avrei un'altra coppia con l'euro sterlina, un'altra sterlina AUD. Audi CHF. Allora io sto quasi quasi pensando di mettere o qualcosa del dollaro australiano, però non il canadese. Sì, allora Edoardo, sei arrivato un po' tardi. Il dollaro yen era un'opzione. Allora, intanto ti rispondo direttamente a quello che praticamente ieri mi hai chiesto, mi hai detto, ma non sono un po' troppo 5 coppie. Nel tuo conto hai la correlazione, hai l'edge in attivo, quindi devi sfruttare le correlazioni. Non so se è un bene metterne tre,
o se è bene metterne 5. Non so se è un difetto metterne solo 3 o se è un difetto metterne 5. Cioè, non è una cosa che posso decidere io. Io vedo che con 5 coppie sta funzionando bene in tutti i conti. Con 3 coppie sta funzionando anche bene, però quando c'è l'esposizione rimane esposto anche di più sui conti dove ci sono 3 coppie e basta, perché non c'ha le altre 2 coppie che guadagnano. Quindi ho scelto questo qui. Poi il rischio dietro l'angolo, il rischio ce l'abbiamo, lo sappiamo. Chiaro, se hai un conto da 10.000 con l'operatività che ho adesso, il rischio è poco, diciamo, no? Allora, dollaro australiano contro il dollaro, Audio USD, ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già, Roberto, Audio USD, qui. Poi, Roberto, visto che ti ho risposto ieri sera, proprio questa qui la dedichiamo alle correlazioni proprio per questo, però la domanda di ieri, ma se l'euro dollaro, cos'era? Se l'euro dollaro, no, cos'era? Se l'euro sterlina sale e la sterlina dollaro scende, dove va a finire l'euro dollaro? Però non è che te lo potevo. Sono correlazioni che non sono sempre uguali, possono cambiare. Allora, sì, lo so che proponevi, però proponevi il dollaro australiano contro il dollaro americano, ce l'abbiamo già qui, quindi non lo posso fare. Audi yen è un'opzione e sterlina Audi sarebbe anche un'opzione. Cioè, devo capire la miglior cosa, devo capire come riuscire a raggirare, ed è una cosa difficile perché l'hanno pensata bene, cioè non è che non l'hanno pensata, sono in ritardo con il monitor, sì, ecco. Non è che l'hanno pensata, lo dico anche prima, non so se l'hanno pensata o se sì, ci sta un logo, o se è casistica questa qui perché hanno usato le coppie così. Cioè, se io adesso dovrei mettere una copertura, dovrei mettere magari un euro dollaro lo stesso, però mettere l'euro dollaro che vende e basta, e avrei automaticamente una copertura, però se poi dall'altra parte anche l'euro comincia a vendere, dove avere un euro dollaro che compra e basta. Quindi questa cosa di mettere 2 coppie uguali non lo si può fare. Dovrei avere un euro dollaro e un dollaro euro, però non ci sono le coppie inverse, perché non le hanno fatte. C'è motivo se non le hanno fatte, no? C'è sempre qualcosa che mi fa pensare che l'hanno fatta apposta, se no sarebbe troppo facile. Quello che dice sempre Alessandro, ma le hanno pensate tutte. Perché cioè, se tu hai, allora io vi faccio un esempio. Se noi avessimo la sicurezza che un conto, un trader, un apprendista trader mette 1.000 euro e li brucia, basta mettere a lavorare un ripetitore che ti riproduce l'operatività al contrario. Mentre lui brucia 1.000 euro, tu li guadagni, giusto? Bene. La cosa però ci differenzia anche lì, perché lo puoi fare soltanto manualmente. Se tu metti un robot e ti fa una cosa negativa, cioè una performance negativa, lo metti a lavorare al contrario, lì ti fregano con lo spread, ti fregano tante altre cose che non possono funzionare. Allora, bisogna andare, sono in webinar. A te. Un attimo, che scrivo qui. Sono in Allora, bisogna andare su USD Yen, USD CHF, allora, come dicevi prima. Sì, USD Yen, ripetiamoci che l'USD Yen potrebbe essere un'opzione, che mi sa che è anche l'opzione, finora è diciamo, il preferito, perché però vorrei fare veramente un po' il pensiero sopra. L'USD Yen sarebbe quello preferito perché se scende l'euro Yen, quindi scende e compra euro, scende anche il dollaro yen e viene comprato il dollaro, quindi avrei una correlazione. Quindi il dollaro yen è per il momento il preferito, però andiamo avanti. Mi sa che comunque andremo sul dollaro yen, però non lo so ancora. Qui abbiamo, e lo scopo è che adesso piano piano aggiungeremo sempre delle coppie. Adesso vediamo come intervalli di 15 o un mese addirittura. Adesso non so, vediamo fino a quanto il conto tiene tutte queste coppie. Ok, se adesso ho soltanto questo di dollaro come controparte, giusto? Perché l'unica coppia fammi vedere, vediamo questo, fammi vedere dove siamo. Allora, USD, qui stiamo comprando il euro, vendendo il dollaro, infatti a meno, verde non c'è. Quindi dovrei avere una compra di dollaro, comprare il dollaro.
Quindi se compri dollaro yen, il dollaro sale. Sì, l'unica cosa è proprio quella. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante con l'USD. Metto con la U così. No. U. UCAD, US-RUB, US-USTRAI, USCZK, USU. Cos'è l'UF? Vediamo se qualcuno lo sa. UF. Qualcuno sa che cos'è? Io me lo ricordo. Non andate a guardare adesso su Google, così veloce, dai, cos'è l'UF? Ah? Adesso dico la cavolata del giorno, è l'Ungheria? È l'Ungheria? UF? Qualcuno vada a vedere, dai, vado a vedere io, cos'è l'Ungheria, no? SD. SD. Ungheria, sì, perfetto, no? Allora, Fiorino ungherese, benissimo. Il SEC è Svizzera, questo lo so. Ok, allora andiamo avanti. Scrivo. Allora, NOC, cos'è il NOC? Vabbè, dai, lasciamo stare queste cose, dai. Niente, l'US ZAR. Non c'è proprio con l'US, c'è proprio questo che sei la Norvegia, chiaro, no? Norvegia, ci sono andato tante volte ad accompagnare degli amici a pescare, io non pesco. Una volta pescavo, poi ho regalato tutto a mio figlio, io non pesco più perché non mangio pesce e sono 10 anni che non pesco più perché la trovo una cosa, se lo dovessi fare dovrei fare perché proprio non so più niente da mangiare o mi metto a pescare, ma se no il pensiero di tirare fuori un pesce a mazzarlo mi viene veramente, no, non riesco, quindi ho deciso di abbandonare questo sport. Lo dicono che è uno sport, fare il pescatore è uno sport. Mi viene da ridere quando dicono così, come se fosse il gioco degli scacchi anche lo sport. Allora USD CAD potrebbe essere anche una soluzione, eh? È caccia, non è sport. Vabbè, allora sarà caccia. Tanti dicono che è anche uno sport, però lo stesso io non. L'abito in aperta campagna e devo lottare con i cacciatori che davanti alla porta sparano ai cervi, a quello che passa. E quello mi dà molto fastidio. A volte adesso è finita per fortuna, ma sono stati 2 mesi che la mattina alle 4, pum pum, pum pum, e mi danno veramente fastidio. E tutti sti cani. Allora, ho messo il telefono, ho rotto le scatole. Ah, USD, stiamo contando l'USD. Sto perdendo tempo, ma non perché sto perdendo tempo perché non riesco a venirne a capo se mette l'USD yen o un'altra coppia. Potrei anche ampliare la USD yen, vogliamo fare il calcolo. Allora, se io metto qui l'USD yen e l'euro yen sta scendendo, quindi sta comprando euro. Se scende anche l'USD yen, compra il dollaro. Botta di svolta, ne mettiamo due di coppie. Allora, l'USD yen rimane sempre il preferito, però l'USD yen potremmo anche vedere qualcos'altro con l'USD. USD CAD o cos'era? USD CHF. Ragazzi, lo mettiamo USDK, USD yen, dai, USD yen perché ci sta, ne rimaniamo nelle major, quelle che conosciamo. Allora, USD yen, ok, don't time fino a 4 ore, faccio così, metto il moving average e qui allarmi, questo dobbiamo attribuire anche. Qui vi blocco un attimino perché c'è la password. Allora, siamo pronti.
Siamo pronti. Io ho già inserito tutto, do l'ok. Allora, non è ancora partito. Non è ancora partito. Allora, facciamo così. Lo raggruppiamo. Allora, questo non c'è, lo raggruppiamo in verticale. Questo lo abbasso. Ah no, è già abbassato, perfetto. Questo qui, togliamo la griglia, se mi piace averlo un po' più chiaro. Ok, e poi vado a cliccare qui e do l'ok. Ok, impercettibile, non si è mosso niente perché probabilmente mi ha messo due coppie. Vedete che è partito qui, USD/Yen. Però non c'è la correlazione completa perché c'è un sell e un buy, quindi ancora la torta non si è mossa. Quindi avremo, qua, quando si metterà a contrario, avremo più dollaro, avremo anche una parte di dollaro. Quindi avremo una torta che... Lo scopo è di arrivare ad avere una torta che ha uno spicchio di dollaro, uno spicchio, che ne so, di AUD, uno spicchio grande di euro e una parte CHF, una parte di yen. Così potremo avere una torta completa. Per il momento abbiamo solo euro, vedete, e AUD. Quindi l'AUD ce l'avevamo già, quindi è stato bene non metterlo, però adesso la prossima coppia sarà qualcosa con il CHF, va bene? Quindi l'importante è avere una correlazione che vada un po' oltre, ok? Volevo vedere se l'euro-dollaro è in positivo o in negativo adesso. Abbiamo l'euro-dollaro, l'euro-yen in negativo, l'euro-sterlina in negativo, l'euro-dollaro in negativo. Quindi abbiamo tutto negativo. Il volume, infatti, è tutto dell'euro. L'euro si sta beccando tutto il volume. Ok, dai, comunque l'abbiamo fatto. Abbiamo altre due coppie. Il margine è rimasto invariato. Abbiamo aggiunto la sesta coppia. In questo caso lavora su H4, Giuseppe, ma non sempre. In questa versione lavora su H4. Attenzione che io. Allora, possiamo togliere questa? Benissimo, queste le cose che vedete sono le cose che vi posso far vedere, perché altro non vi posso far vedere perché sono vincolato, però non è questo, non è segreto. Allora io ho fatto un long di euro-dollaro, sono anche già pronto per chiuderlo. Dicevo prima a Roberto, parlavo con te, chi è che mi ha scritto sto modello a te, Roberto, no? Che io lavoro bene nel pre-borsa, quindi quello che dovevo fare l'ho già fatto stamattina e non penso che farò tanto trading ancora. Adesso ho questo long dell'euro-dollaro che sto per chiudere. Già perché l'ho preso prima, adesso sto già per chiudere. Vi ricordate ieri poi cosa abbiamo fatto? Zona short da qui, però dovevo aspettare. Zona short da qui, zona long e da qui però allora ve la rifaccio che così ci ricordiamo. Allora, avevamo zona long, zona short, all'interno avevamo una zona long, oppala, una zona short, una zona long e una zona short. Guardate come si è mosso. Sale, scende, sale, scende, sale, scende, sale, scende. Quindi questa qui era lo short di ieri che l'ho fatto sia io che poi guardate, ha perso tempo, gira gira mondo, hai perso l'equilibrio. Giusto? Za, za, za. Qui era zona long, ok? Zona short, zona long e zona short. Infatti l'hanno venduto da qui. Perdita di tempo, lateralità, capite? Così si lavora sull'euro dollaro, per esempio. Ok? Attenzione, io voglio chiudermi questa operazione qui perché già mi vorrei veramente flattare e stare tranquillo. Vediamo se mi fai fare il trade. Dai, 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 dai. Sali, 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 sali. Allora, ricontroliamo sull'H1. Oppala, 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 dove l'ho messo?
Allora, qui le candele sono slanciate, alle 7 del mattino, segnale delle 7, era sorto fino a qui. Sì, mi sa che lo chiudo. Allora, sono le 10 in punto, partita adesso la candela. Allora, facciamo così. Altro long per me, lo sfruttiamo fino alla fine. Allora. Allora, torniamo sull'H1. Questa è zona long fino alla metà di questo. Ok? Fino a questa zona qui è zona long e poi basta. Ormai siamo diventati bravi, no? Però da metodo fast e short, sì, da metodo fast e short. Io non ho detto, infatti per questo se vai a notare lo short magari. Allora, giustissimo Giuseppe, hai ragione perché alla fine è short da qui, giusto? Siamo short da metodo fascia, ok? Campana gaussiana short, però potrebbe farmi questa cosa qui di lateralità, se c'è la pena rossa che non si vede bene. Potrebbe fare questa lateralità, così, ok? Poi da qui, dove c'è la zona short, farmi un ulteriore breakout dei minimi. Proprio per questo io adesso ho fatto un altro long, che me lo vado a chiudere, tra un pochettino lo chiudo, perché è giusto... Beh, fatti tutti e due, ho chiuso anche il secondo che avevo appena aperto. Allora, è giusto prendere quello che il mercato ti dà. La soddisfazione è compra tre e paghi due. Ricordate, adesso non saranno ancora così le cose, quante volte anche nei supermercati ci sono queste offerte, compri tre e paghi due. Tu ne avresti mai comprato uno solo? Non so. Puoi comprare un pacco di biscotti e però dice però se ne compri tre ne paghi due e già se dire cavolo ne devo comprare uno ne pago due ne prendo tre allora automaticamente è l'occasione e in questo caso qui si potrebbe anche paragonare a questo che compri tre e paghi due. Cosa vuol dire? Che in questo caso io ho comprato ancora senza avere l'idea di andare a farmi un long, ok? Non dovevo andare a usufruire di un andamento direzionale. L'andamento direzionale è questo, c'è ragione. Quindi qui ne comprerò, ne vendo uno solo. Però questi qui ho preferito nel piccolo fare due long veloci, ok? Doppia esposizione, però se tu sai battere bene nel momento giusto, puoi farti anche il contro trend. Adesso non lo posso neanche più comprare. Cioè non lo posso neanche più vendere adesso. Cioè adesso potrei soltanto comprarlo. Allora ti dico una cosa, Giuseppe, caro Giuseppe, perché lo sai che alla fine io mi affeziono a tutti, mi affeziono a tutti quanti. Ho questo carattere qui. Infatti, ieri mi ha scritto Pierpaolo, un po' amareggiato perché ha messo le mani sul robot, ha chiuso l'operazione, mi sono stancato, era in positivo. Va bene, ma io il mio lavoro, cavolo, ci sto lavorando sopra e tu mi fai queste cose qui. Mi amareggia un po' queste cose. Posso anche capire tutto il resto, però, cavolo, ma. Quindi anche intorno che mi affeziono un po' a tutti quanti, perché capisco, riesco anche a mettermi un po' nella testa di tutti. E è chiaro che io non voglio darti contro, Giuseppe, dirti sì, ma il metodo fascia ha detto so. C'hai ragione, infatti, però, io il metodo fascia adesso lo vado a tradare oggi pomeriggio alle 16, dalle 16 in poi. Farò lo short o alle 16 in poi farò il long. Cioè dipende, adesso sono candele H1 queste, giusto? Quindi nella candela H1 forse mi sbaglio, perché guardate questa zona qui. Allora partiamo da questo minimo qui. Importantissima questa lezione è molto importante. E da questa linea qui. Questa è una fase temporale, ok? È un calcolo che abbiamo fatto No, diciamo una cosa che io già la uso da tanto tempo e Sirio ci è arrivato di traverso con un'altra tecnica, però siamo lì, ok? Quindi questa è una fase temporale. Adesso d'occhio vi dico che è questa, però non è sempre uguale perché chiaro non è il mercato così. In questa cosa qui noi stiamo partendo a rialzo. Io suddivido, vedi, facciamo così, suddivido le parti
mercato e avrei questa fase qui rialzista, giusto? Anche se questo è il minimo assoluto, quindi sono partito da qui, è una fase rialzista, mi posso sbagliare. Prima gamba, seconda gamba, nella parte centrale mi aspetto il long, si è spostata un attimino, long e poi short. Allora, siccome siamo però in qualcosa che sta chiudendo, quindi il metodo fascia non mente, potrebbe comunque da questa zona qui andarmi a fare un altro minimo. Quando io mi trovo qui alle ore 16 di pomeriggio, orologio, ore 16 di pomeriggio, io lavoro alle 16 di pomeriggio, adesso sto scrivendo male, questo qui è un 16 uguale, non voglio cancellare tutto, dalle 16 di pomeriggio io guardo, se il mercato qui in alto, allora c'è qualcosa che non va, vuol dire che devo ricalcolare perché ha già fatto un altro minimo. Se non ha fatto ancora il minimo e questo mercato qui si è spostato, per esempio, qui in basso, proprio un esempio, ha già rotto questo minimo, già due, allora da qui è zona long, perché è arrivato il tempo di comprare. Quindi per il momento io potrò fare uno short dove? Vediamo se vi raggiunge questa. Da dov'è che potrei fare lo short? Fare il trade è una missione. È molto difficile fare il trade. È difficilissimo. È un lavoro tutto di testa. Allora, non dovresti farlo a rottura breakout? Domanda. Non dovresti farlo a rottura breakout? Sul minimo? No, non lo farei. Sul breakout non lo faccio. Tanto ho qui nel lato destro il dollaro yen, sì, sono belli, 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 belli tutti. Tanto continua a aumentare il conto. Allora, dipende dalla combinazione prezzo-tempo. Esattamente. Però, dai, dai che ci arriviamo. Allora, io potrei fare uno short adesso, pensandoci, prima gamba, seconda gamba, terza gamba. Se il prezzo è qui in alto, magari non faccio niente, però se il prezzo è qui, potrei continuare la fase del short qui, ok? Però adesso dove siamo adesso non lo farei proprio, starei fermo. Il mio long l'ho fatto, al limite se scende ancora potrei fare ancora un altro long. Andiamo a vedere. Quindi qui c'è un segnale di metodo fascia long, c'è la campana gaussiana long. Andiamo a vedere un attimino una zona di entrata da questo minimo assoluto a questa zona qui. Allora potremmo fare un altro long, adesso vediamo. Dai, vediamo se riusciamo a fare un altro longhino. Allora, prendiamo questo massimo qui, strumenti. Cosa è successo? Attimo, solo che il telefono oggi disturba. Sai che stamattina non avevo neanche internet. Cavolo. Ho detto un messaggio, hanno chiuso anche il supermercato vicino a casa per via di quarantena. Allora, togliamoci questo. Allora, io sto per sparare un long, eh? Sto per sparare un long. Lo sparo, eh? Sparato. Sparato un long adesso. Allora, sparo un long su una situazione ribassista dove il mercato probabilmente è ribassista. Giusto? Quindi sto cercando di capire come venirne fuori da questa situazione con un altro long. Perché ancora c'è il tempo long. Fino a quando non si è esaurito il tempo long, è inutile andare a cercare una fase ribassista. Poi magari mettere dentro la borsa della spesa pochi pips, 2, 3, 4, 5 pips, 2, 3, 4, 5 pips, 2, 3, 4, 5 pips. Cioè non è che devo stare lì a fare il trade di 20, 50 pips, ok? Quello che ti porta a guadagnare è questa cosa qui. Bene, anche a te. Perfetto, Enrico. A te bastano 50 euro, non vuoi tips, però uguale. Se vuoi fare 50 euro, fai 50 euro. Quello il 50 euro al giorno sono 250 euro alla settimana, sono 1000 euro al mese. Poi magari aumenti un po' il tiro, fai 100 euro al giorno, poi 150. Io non ho medie giornaliere. Vedete, io ho fatto adesso 20-30 giorni, no, 20, più di 20 giorni senza fare trading.
magari adesso faccio questa settimana ho fatto poca roba, magari la settimana prossima ci viene il boom, faccio 5, 6, 7, 8 mila euro, poi mi fermo una settimana oppure continuo, faccio altri 10, poi mi fermo un mese. Cioè, non è questo, sono un trade un po' diverso, sono un trade un po', sono un po' nei affari miei, diciamo, mi tengo un po' dell'idea che non va fatto trading tutto il tempo. Poi non è che lo uso come un mestiere regolare, tutti i giorni devo fare 500 euro, no. No, magari proprio perché anche mi devo dividere il tempo, magari ho le mie figlie che sono ancora piccole, 14 anni, 12 anni qui, quindi sono per casa, magari non faccio trading proprio perché sono in casa, allora faccio altre cose, cioè dipende anche come gestirmi il tempo, non è un lavoro che io, a cui dedico tutte 8 ore al giorno o 5 ore al giorno. Magari dedico una settimana al mese quando ho la tranquillità, sono a casa da solo e non c'è nessuno che mi aspetta, allora faccio il mio trading come lo voglio io. Poi sto fermo magari perché devo fare, ho anche, vi ripeto, ho anche altre attività, ma qui la cosa si mette un po' drastica. Mi sa che dovrò andare a fare adesso, magari nel weekend, una di quelle spese da modello guerra, andrò a comprare scatole di fagioli e cose del genere perché qua si mette male la situazione. Io sono sempre stato un po', sono stato anche l'anno scorso a maggio ero in crociera quando sono tornato perché la mia ragazza voleva assolutamente andare in crociera e ci hanno bloccato gli ultimi 2 giorni perché era scoppiata in Europa il virus. Quindi sono tornato che avevo il frigo vuoto, non avevo niente. E qui erano i supermercati, erano andati in panica, era tutto vuoto, quindi mi devo sistemare. Questa volta c'ho un sentore che qua non si sta mettendo bene la cosa, si sta mettendo un po' male, quindi sta come se fosse l'Italia un paio di mesi fa. Qui vabbè che io non esco mai, però mai nel weekend andrò a fare un po' di riserva. Allora, perfetto. No, boh. Guarda, le sardine te le puoi mangiare tu, sardine sotto sale te le puoi mangiare tu. No, 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 purtroppo non ho assolutamente, non ho più voglia di mangiare né carne né pesce. Voglio campare 150 anni. Sto scherzando, però almeno quello che resto da quello che vivo me lo vivo bene, secondo me. Cose più naturali, meno, non mangio né carne né pesce. Allora, attenzione che io ho fatto il long, però hai visto, adesso hai capito un po' la situazione, Giuseppe? Anche se ti sconsiglio, te lo continuo a dire, di non usare i 5 minuti, di fare prima l'H1 e basta, anche Silvio fa solo H1, a volte farà qualcos'altro, però di solito fa solo H1. Avete visto il video che ha postato ieri? Io non l'ho visto, so che me l'ha mandato in anteprima e la performance che sta facendo, ma non guarda solo sull'H1, le performance, hai visto, non so quanto ha fatto, 3, 4, 5 mila euro in una settimana, però tutto in H1. Quindi quello che ti dico io, nell'H1 sei ribassista. Allora, possiamo fare un giochettino. Nell'H1 il segnale short viene dato qui, esattamente con questa candela qui, e diciamo il minimo di questa candela è 1,21,34. 1,21,34. No, non sono sicuro che sale. Ok, 1,21,34, qui c'è il segnale short. Ma sei sicuro di 1,21,34? Sono sopra il segnale short? Sì, siamo sopra, ok. 1,21,34. Attenzione, io sto già per chiudere il mio trade. Vedete? Come allora 1,21,34 è qui. Il segnale H1 è questo. Nel frattempo sta facendo una fase rialzista. È molto importante. Allora, per andare adesso a secondare il segnale short, dovrei tornare sotto questa soglia per avere il segnale short di H1. Ma nel frattempo potrebbe anche andarmi magari a ritoccare il pivot. Siamo in una fase rialzista. Torniamo anche qui per controllare un attimino i minimi. Allora, questo è un minimo. Allora, vediamo un po' di togliere un po' di roba perché sennò poi viene troppo roba di ieri, la possiamo anche togliere. Allora,
togliamo questo, togliamo questo, poi lo rimettiamo, togliamo questo segnale qui. Ok, attenzione, io lo volevo già chiudere, no, questo qui. Allora, cerchiamo di capire gli andamenti. Allora, devo andarmi ad aggiustare questa zona qui. Ok, perfetto, allora basso. Okay, siamo arrivati in una zona, dovrei uscire dal trade. Un attimo solo che un saltino e esco, un saltino rialzista ed esco. Allora, prima gamba. Notiamo, allora, io sono partito dal minimo assoluto. È un'ipotesi, ragazzi, il trading è tutta un'ipotesi. Guardate, io sono praticamente partito da fare dei conti e poi questa è la prima gamba, questa è la fase short e questa è la fase long. E questa è di nuovo la fase short. Quindi, in questo caso, io la prima gamba la sto già facendo, adesso dovrei aspettare la fase così per di qua. Se questa fase qui mi va in laterale qui, allora sarà rialzista, ma se la fase short poi mi trovo più sotto, non avrò più la forza su questa fase qui e avrò altre debolezze su questa fase. Proprio per questo cerchiamo di chiudere il trade nel migliore del modo adesso, perché siamo già arrivati a fine corso. Siamo arrivati a fine corso della prima parte. Ok? Eccolo qui. Poco poco, un saltino e me la chiudo. Sì, eccolo qui, dai. Dai che ci siamo. Capite come alla fine, come alla fine io lavoro praticamente, lavoro veramente solo sul tempo. Ti dà molto più soddisfazione questa cosa qui, perché allora è come tutti quanti i mestieri, magari all'inizio fai un lavoro perché ti piace, perché fare il trade è bello, lo so, però quando lo fai dopo tanti anni non hai voglia di stare tutto il giorno davanti al computer a guardare le candele, ti passa anche quella voglia, no? Quindi a un certo punto devi anche capire che vuoi, inutile che io sto adesso fino alle 16 di pomeriggio a fare trading con posizioni aperte che non so se vanno bene o male, meglio che faccio, cioè, batto nel momento giusto il trade. Allora so che entro per gestirmi un'operazione che comunque mi è andata in positivo. Ok? Guardate, questo è un long, io sto per chiudere, vediamo. Sono le 10:19, devo anche controllare il tempo, 10:19, allora cambio di candela agli ultimi 5 minuti. Allora, dovevo già chiuderla adesso. Allora. La sto tenendo perché qualcosina me la devi pagare un po'. No, sali. Controlliamo nel frattempo anche un conto. Sì, ti dico la verità, nel conto da 1000 sì, mettiamo anche una sesta coppia, però la mettiamo quando fa il mese anche lui, no? Adesso me lo segnerò dopo, quando è il mese di partenza del conto da 1000. Quindi facciamo anche lì una coppia. Vediamo se mi hanno sistemato l'internet. Sì, me l'hanno sistemato, perfetto.
Dollaro australiano con il dollaro americano e oggi giornata di vendita. Sì. Allora, andiamo a vedere anche questo nel frattempo. Allora, il dollaro australiano con il dollaro americano ha fatto il birichino biricò perché ha fatto questa salita, questa discesa, questa salita e questa discesa. Allora, la giornata di oggi, ieri sera, io lo so perché ho un amico che mi ha passato un conto perché si è un po' bloccato col dollaro australiano e siccome ogni tanto mi viene qui a cena, mi ha detto: guarda, ho questo qui, cosa devo fare? E mi ha detto: guarda, aspetta un attimino che controlliamo. E in questo caso il dollaro australiano secondo me è arrivato di nuovo nel momento di vendita, è buono da vendere, però dobbiamo capire anche qui il dollaro australiano come riuscire a venderlo. Quindi magari andiamo a vedere sui 5 minuti se riusciamo a prenderci anche qui un'operazione short. Ragazzi, qui siamo sotto la media 60 sui 5 minuti. Andiamo a vedere sotto la media 60 sull'H1. Mettiamo questo lo spostiamo di qua. Sull'H1 siamo sotto la media a 54. Quindi comunque siamo short qui, eh. Quindi già questo chiama anche un euro dollaro short, quindi attenzione, però al dollaro australiano e al dollaro americano io farei in anteprima un long, basandomi sulle statistiche cicliche. Allora. Allora. Sì, guardate, scende, potrei anche farlo partire da qui, scende, 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 questo è un minimo buono, allora vado ad accavallare questo indicatore, lo copio, senza star lì a fare niente, no, lo copio, dico, non si può copiare, dai, non lo posso copiare? Eh no, non si può copiare. Non può. Allora, lo copio, non lo posso copiare, ne mettiamo un altro. Uguale, identico. Vediamo così così sopra e lo porto esattamente qui. Cambio colore perché è approssimativo rispetto all'altro. Mi hanno cambiato questa cursiva, sai che le proprietà erano le prime, no? Allora, se era prima, non l'avevo fatto. E lo mettiamo, usiamo il magenta che si vede bene e lo mettiamo tratteggiato. Allora, qui siamo. Cercate un attimino di mettervi un po', nell'idea di cosa fare. Questa fase qui la divido a metà, stesso giochettino, senza sapere niente dei cicli, eh? Long, short, long, short, long, short. Long, infatti vedete però che nella metà della metà ha fatto il long, lo short, long, short, audio SD adesso è short, questo qui è il minimo assoluto, però è un po' bruttino da vendere adesso, eh? Un po' da vendere è brutto perché siamo in un minimo assoluto e dovrebbe partire qualcosa, allora però normalmente sarebbe short. Allora fase short, però andiamo a vedere cosa dice nell'H1. Nell'H1 direbbe anche qui fase short. Intrappolati. Cioè è una fase adesso da short questa qui. Però se mi supera questo massimo vado long. Certo, metodo fascia. È da seguire il metodo fascia. Perché il metodo fascia funziona? Perché dovresti anche avere un po' una come si dice, uno stop loss più ampio. Io sto guardando altre cose, quindi faccio magari una cosa un po' più veloce, no? E sul fascia siamo short e va bene. Qui zona long, zona short, zona long. Vi ricordate cosa avevo detto ieri? In base alle gambe, dicevo gamba lunga, gamba corta, gamba lunga. In questo caso abbiamo gamba corta, gamba lunga, gamba corta, gamba lunga. Quindi ribassisti.
Giusto? Questo mi fa anche venire l'idea di chiudere l'euro-dollaro, visto che non sta dando quello che volevo fare. Però un attimino solo, perché probabilmente adesso vediamo c'è un po' di piatta dappertutto. Allora, io direi di fare dollaro australiano. Prima di vendere, vediamo questa scalinata ribassista. Allora. Ha toccato anche dei livelli, tutta questa scalinata ha toccato anche dei livelli importanti, che è dinamico, e sta facendo la parte rialzista. No, non è bello, non riesco a gestirmelo. L'euro-dollaro. L'euro-dollaro. Prendendo il pips, allora, un attimino voglio decidere, perché poi alla fine anch'io mi stanco e prendo una direzionalità e lo lascio correre. Però quando fai trading intraday devi metterti anche contro. Andiamo a vedere l'outlook. Su H1 inizia la chiusura della campana. Certo, una cosa, la regola di un metodo, ok? Diciamo, un metodo non è che sempre. Cioè, perché la campana si sta chiudendo, non è che deve assolutamente, non ha ragione, è tutto quanto un'ipotesi, una statistica che alla fine va bene, cioè la statistica va bene che sia così, però non ti fissare con un segnale che al 100% deve essere giusto, ti devi fissare se lo usi tecnicamente, se lo usi tecnicamente è short, vai short, ok? Allora vediamo se c'è il dollaro australiano anche qui. Vorrei vedere qualcosa di più, niente, la dollaro australiano, dove è il dollaro australiano? Infatti immaginavo, siamo quasi arrivati alla situazione short. Sì, quindi il dollaro australiano non mi piace, non lo vendo, cioè non lo vendo, non lo compro, anche se avrei l'idea di comprarlo, non lo compro. Non lo compro. Voglio vedere sull'euro dollaro come siamo messi per evitare di tenermi un trade rialzista che non è andato bene. È andato bene, ma non l'ho chiuso. Allora, no, lo posso tenere ancora. Allora, in tutte quante quelle che in quello che facciamo. Quello che facciamo noi, allora adesso qui ci sta anche il dollaro australiano long, vediamo? Sì, allora dollaro australiano per me contro dollaro americano, dov'è? Eccolo qui. Dollaro americano long, ok? Long di AUD/USD e sono long di euro dollaro. L'euro dollaro sono long anche ciclicamente, guardiamo i cicli sul minuto. Qui, per chi usa l'andamento ciclico sull'euro dollaro e non si trova bene e non ha fatto un trade, non sa se gestirlo o non gestirlo, guardate, questo è un minimo assoluto, giusto? Ad occhio, senza guardare l'indicatore, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba, ciclo 1, seconda gamba, nuovo massimo rispetto al ciclo 1, ciclo 2, chiude. Adesso qui siamo nel ciclo 3. Dopo una distribuzione rialzista, sto cercando la fase rialzista. Brevissimo tempo se non sono long. Sono long, se adesso mi fa così, io ho già chiuso il trade. Sento dei rumori sopra. Sarà arrivato mio figlio. Chissà cosa sta facendo. Di brevissimo termine, brevissimo, io entro. Sto guardando perché vedete, allora il bello della ciclica è che abbiamo un segnale long, uno short, uno long, uno short, uno long, cioè non abbiamo segnali short, cioè è alternato il mercato long, short, long, short, long, short, non c'è due long, uno short, tre long, uno short, no, qui c'è soltanto un long, uno short, un long, short. Il prossimo segnale sarà comunque long da questi indicatori ciclici, quindi sta cercando in questa zona qui di capire come parte. Quando mi va sopra la media a 12 periodi, qui mi parte qualcosa. Essendo questo un ciclo 1, questo un ciclo 1, questo un ciclo 2, deve farmi il ciclo 3. No, non ti confondere, Giuseppe. La ciclica, il metodo fascia, che cos'è secondo te?
metodo fascia è ciclica. Il metodo fascia è il metodo ciclico che nasconde la ciclica proprio per rendere più semplice la lettura. Non hai più bisogno di leggerlo perché tanto te lo nasconde. Sei troppo impulsivo, vuoi imparare tutto quello che io ci ho messo 20 anni quasi e tu lo vorresti fare in un paio di mesi. Che poi è bello perché anch'io sono impulsivo, vorrei fare tutte le cose veloci, però non ce la fai, cioè è difficile. Io adesso la guardo sul minuto. Ricordatevi, faccio trading da tanti anni e lo faccio anche se questo tipo adesso mi fa così, mi crolla. Cioè non è che sto lì a piangere, il conto si brucia o perdo 1.000 euro. No, magari, tanto che lo fate talmente piano, piccole, che potrei anche lasciarle correre, oppure anche alla fine stasera dire, cavolo, ho perso 50 euro, dicevo, 100, quant'è? Saranno, se proprio scende tanto, perdo 600-700 euro, li chiudo, ma non mi dà fastidio il pensiero, sto ancora controllando che cosa succede. Un'altra cosa che noi guardiamo nella ciclica è che siamo sopra la media 48, è un retest. Ok? Quindi se fossi stato qui, ok? Allora mi metterei il problema perché siamo sotto la media 48, deve andare a campana gonfia, ma adesso siamo ancora qui. Quindi c'è ancora uno spunto rialzista. Ah no, questo è solo lettura, non lo posso fare. Va bene, non può. Non importa, uguale siamo stati, qui non lo facciamo. Ok? Quindi questo posso fare, forse lo posso fare così. Sul server va? Ah, sì, qui va, perfetto. Ok, sapete perché ce l'ho solo lettura a volte nel computer? Perché sono conti magari dove faccio anche del trading automatico, quindi me li lascio sul computer, onde evitare, mi è già successo che faccio delle operazioni nei conti sbagliati, mi sono messo solo lettura. Ecco. Quindi long, nuovo, nuovamente long per media euro-dollaro con la respinta che sta facendo adesso qui dalla media mobile a 48 periodi. Ciclicamente sul minuto, guardate. Anche qui, poi la ciclica non è così semplice come la faccio vedere io, insomma, però si è spostato, se notate, si è spostato il ciclo di 2-3 candele, normale. Ok? Quindi devo anche tener conto che questo è uno scatto. Adesso devo capire quando mi parte e se non mi parte, perché poi se adesso va qui sotto, se va qui sotto, mi metto anche un po' l'idea di capire che magari sto sbagliando il trade, e mi giro. 50%, via, un po'. Cercare quello che sta facendo il grafico, eh? Poi dollaro australiano qui è partito un ciclo che è il ciclo 1, non c'è il pattern 4S qui. A breve questo indicatore qui sarà libero per tutti i cross, potete usarlo anche sugli indici dappertutto. Penso che già domenica Alessandro me lo passa. Quindi se volete l'indicatore ciclico aperto, perché serve per una cosa che sto facendo. Ma qui, il dollaro australiano contro il dollaro americano, io mi aspetto un nuovo massimo rispetto a questa zona qui. Mi aspetto un long, quindi in questa zona qui, se adesso sale, mi vado a fare un altro long. Perché sto facendo praticamente il trading ciclico. Su questa zona qui, guardate, questo è il mio Fibonacci di questa zona, di questo ciclo qui. Guardate, non deve andare sotto il 50%, deve andare qui sopra. Euro-dollaro. Qual è l'indicatore? Questo indicatore qui, che c'è già, questo indicatore qui però non ha settaggi. È già allora, siccome io tanti anni fa, 7-8 anni fa, 9 anni fa, quando ho fatto questo indicatore qui, adesso è la quarta versione, adesso è la versione 2.0, perché questo indicatore qui era nato per il MetaTrader che aveva solo 4 decimali, poi hanno fatto 5 decimali, cioè è stato fatto un po' sempre modificato per tenerlo in condizioni di aggiornamenti di mercato della MetaTrader. Poi però
è stato bloccato il settaggio. Se tu lo inserisci nel grafico di, per esempio, che ne so, euro-yen, ti dice no, questo indicatore qui non funziona, funziona solo sull'euro-dollaro, sterlina-dollaro e dollaro-australiano contro il dollaro americano. Io renderò questo indicatore adesso libero dei settaggi, quindi uno lo può usare anche sul DAX, per esempio. Va bene? Eccolo qui, vedete, sto aspettando una ripartenza euro-dollaro e anche dollaro-australiano sta partendo. Quindi adesso un attimino aggiorniamoci. Passiamo di nuovo sul fascia. Grazie a te. Fa piacere se ti piace il webinar. Mi fa piacere. Allora, attenzione perché ci fa soffrire il mercato, ti fa soffrire, guarda, fatto soffrire, però siamo di nuovo qui. Anche il dollaro australiano è partito, guardate. Siamo nella fase rialzista. Siamo pronti, l'euro dollaro teniamo conto, ricordiamoci che fino alla metà della metà, ho ancora lo spazio per andare long qui. Quindi cercate un attimino anche di mettervi, magari è sbagliato quello che faccio, cioè magari non è neanche così come dovrebbe essere, però mi dà una causa di movimento e io la sfrutto. Sicuramente c'è un motivo perché lo faccio, ma posso anche sbagliarmi che poi magari pagherebbe di più o pagherebbe di meno, però il mio trade l'ho fatto. Vedete, si sta bloccando un po' qui su questo canale, no? E non è tanto bello perché su questo canale potrebbe ripensarci. Vediamo. Adesso un minuto. Adesso un minuto, senza guardare i cicli, io so che questo è l'1, questo è il 2, questo è il 3, giusto? Quindi siamo sopra la media. Questa è una media 60, c'è la 30, dovrei mettere una media a 48, però è uguale. 5 minuti. Vedete come reagisce sul canale? Proprio una cosa terribile. Quindi, dito sul mouse, se ce la fa a rompere, boh, se no chiudiamo tutto e buonanotte. Secondo me rompe. 10:38. Se ti interessano gli indicatori, Enrico, ma mi sai, te l'ho anche già detto, devi andare sul sito del Visa, non sono miei. Sono miei, ma sono di gestione. Io la gestione non ce l'ho. L'ho spiegato nel video di Capodanno, dove ho spiegato che una volta la gestivo io. Sono quasi 2 anni che non gestisco più Visual. L'ho proprio abbandonato perché non posso fare due cose. O faccio una cosa o faccio l'altra. Quindi non sono, mi sono proprio tolto. Ho anche un contratto scritto. Cioè io non ce li ho neanche gli indicatori perché avete mai immaginato che io negli indicatori devo mettere anch'io la password? Perché se no non mi funzionano. Io li prendo anch'io dal sito Visual. Poi certo, sono miei, quindi posso usarli quando voglio, no? Però non posso distribuirli in giro perché non funzionerebbero. Non so la versione quella senza password. Anch'io uso le password. Dai, dai, adesso ce la fa, vedrai che ce la fa. Robot, no, non ho ancora chiuso, l'USD/Yen è rimasto in laterale, quindi non ha chiuso niente. È in positivo quella in short. Possiamo andare a vedere sullo storico esposizioni? No, non è cambiato niente, ve lo dico io se cambia qualcosa. Dai, tra un pochettino vi lascio, siamo già oltre l'oretta. In teoria siamo già all'esaurimento della prima fase long di questo terzo ciclo. Terzo ciclo di CH sul minuto?
O dove, Roby? Sì, un minuto. Allora, te lo andiamo a vedere, ti dico che non siamo sulla fase di esaurimento, siamo sulla fase iniziale del ciclo 3. Non fissatevi poi sul minuto, tutto io, questa qui magari neanche non è neanche più il ciclo 1, questo è il ciclo 1 e questo sarà il ciclo 2. Però siamo in un ciclo 3 adesso, quello che è interessante è sempre che siamo sopra la media 48, eh. Questa è la partenza, quindi se tu mi vai qui sotto diventa un ciclo automaticamente ribassista. È la prima volta dopo 18 mesi che guardi il minuto. Ma io il minuto lo guardo quando ho posizioni già aperte solitamente. Non, solitamente dipende. Ci sono periodi che faccio anche trading sul minuto, devo dire la verità, ma lì parliamo di 5 lotti a volta, no? Quindi fai 2-3 pips, anzi 2 pips ti togli, no? Però ultimamente per via di tempo e di testa non lo sto usando. Okay? Però i cicli sul minuto sono leggibili fino a un certo punto perché poi logicamente cambia anche la dinamica del tempo, le ore piatte, le ore che non sono consone. Adesso siamo apertura a borsa, c'è ancora un po' di movimento, allora sì, però deriviamo da un pre-borsa che non è, cioè quello che è successo prima non mi interessa, cioè quello che è successo adesso. Andiamo a vedere quello che è successo da qui, dal 6, 7, 8, fino a qui non mi interessa proprio. Anche questo movimento qui non mi interessa proprio niente. Proprio perché questo movimento qui è un movimento che viene dopo il pre-borsa di presa di profitto, per esempio. Incomincio da questo minimo qui e me lo guardo così, per esempio. Però certo che più piccolo diventa il time frame, più sfasato è tutto quanto, no? Ok? Perché qui c'è un segnale short, per esempio. Però devo capire se questo segnale short è forte, prepotente o non è prepotente. Perché se adesso è proprio è tutta la dinamica. 1, 2, se il 2 diventa più giù, allora però se viene il 3 mi torna su, allora siamo in un ciclo che comunque sta cercando la fase rialzista. Ancora la campana gaussiana non è finita. Queste sono le dinamiche. Però non devi accanirti di avere ragione. Perché se dopo adesso va male, devi chiudere il trade e girarti, cioè, non è inutile che stai lì a tenertelo. Vedi? Mi sta dicendo qualcosa che non va. Poi magari era solo una spike. Aspettiamo la chiusura di questa candela qui, 10:42. Se diventa ribassista, è ribassista, è inutile. E si chiude una perdita e si rigira. Attenzione, aspettiamo la chiusura, 10:43. Perché ancora c'è la campana alta, quindi è chiaro che ci potrebbe essere anche un movimento che non è tanto direzionale. Però onde evitare, ragazzi, ragazze, si cerca anche poi, si riesce a fare anche un trade chiudendo e ci si rigira, perché la direzionalità è short, l'abbiamo visto nel metodo fascia. Il dollaro australiano si è bloccato lì, gli hanno messo un chiodino, non si muove. Allora, l'australiano fermo lì. Euro dollaro potrei ancora tenerlo, vedendo 5 minuti. Allora. Non è finita ancora la fase. Allora, aspettiamo un attimino se riesco. Quanti pips sono poi alla fine? Sono 6 pips. Da qui sono 6 pips. Il canale. È il canale che ha fatto questo. Altro long per me, euro-dollaro. Dai. Dai, ultimo slancio e poi si chiude. Hai ripreso fiducia con me? Un'onda 4 di onda maggiore, ora rotto. Sì, avrà fatto un'onda maggiore, ha rotto quello che deve, ha rotto anche le scatole a volte. Non ti leggo nemmeno, Roberto. No, secondo me ha fatto un'onda 4, chiamala onda, di onda maggiore 1. Da dove l'hai preso queste onde? Chi è che te l'ha detto? In che senso onda? Le onde di Elliott?
O chi è questo qui che ti ha messo in testa queste Elliot? Ah, Elliot. Così, insomma, le onde di Elliot le ho usate tantissimo, però purtroppo sono veramente molto soggettive, no? Ognuno le vede nella sua maniera. Attenzione, attenzione. Ultima salita dell'euro-dollaro, eh? Siamo sempre sopra la media. Ok? E poi nell'H1 abbiamo questa candela qui, che ancora non è conclusa. Abbiamo 15 minuti per concludere una candela H1. Quindi vediamo se riusciamo a venirne fuori bene. Allora. Allora. Dai, siamo pochi, siamo rimasti pochi oggi venerdì. Io non volevo farmi neanche un webinar così lungo, però vediamo l'agenda cosa dice oggi. Allora, questo del cross l'abbiamo fatto. Quindi questo l'abbiamo fatto. Abbiamo anche studiato quale coppia inserire. Io andrei a vedere nel conto. Passiamo anche di qua. Andiamo a vedere nel conto da 1000. Questo quello a 10.000 con leva doppia, set doppia. Questo però è partito. Li aggiorniamo tutti. Il 21-12. Quindi 21-12. 21-12. Me lo scrivo qui, poi mi arrangio io aggiunta. Coppia 10K002, così me lo ricordo. Poi però abbiamo anche quello da 1000, che è questo, che è partito. Così hai un'idea anche, Edoardo, quello che succede nel tuo 2312. Quindi il 2312, che è di sabato, me lo scrivo qui, 2312, se me lo ricordo, aggiunta. Cross un K, ok? Poi vediamo se me lo ricordo, perché opala, si è staccata una pagina. K un sesto cross. Ah, me l'ho già scritto di venerdì, me l'ho scritto, ok, perfetto, benissimo. Non sapevo si potevano strappare le pagine così. Ok, quindi anche questo conto da quanto sta? Quanto sta il conto da 1000? Guarda, conto da 1000 ha fatto 428 euro, è a 113 euro aperti. È la stessa operatività del conto a 10.000, e anche qui vedi, per esempio, questo non è veritiero. No, era Edoardo, non ci sei più. Non è veritiero però, Giuseppe, perché questo margine qui adesso sarebbe a 1130, perché questo qui è un conto con una leva. Ah no, giusto, 1500, pensavo fosse leva 1.000. No, ok, quindi è veritiero, perfetto. E a tutte queste operazioni aperte avevo detto 428 euro in tra 6 giorni fa un mese. Tra 6 giorni fa un mese. Ok? Bene, quindi torniamo sul nostro conto da 10K dove abbiamo messo l'USD Yen. Sta ancora, l'esposizione è ancora uguale perché logicamente è un long e uno short, quindi non ha ancora cambiato l'esposizione. Ok? Benissimo, me lo metto qui. Dai, che l'euro-dollaro sta tornando su, quindi possiamo cominciare a chiudere le operazioni. Anche il dollaro australiano sta andando su, vediamo se riusciamo a prenderlo. Ritorniamo sui cicli. Conto da 1000 sta dando soddisfazioni. Si sta dando soddisfazioni il conto da 1000, ma chi è partito l'anno scorso agli inizi di dicembre, fine novembre? Non dico che ha raddoppiato, ma è a 60-70%. Adesso addirittura 70-68% è già arrivato. Qualcuno è arrivato anche a 71%, quindi ha già fatto 700 e qualcosa euro, no? Allora, al minuto
Segnale long, vedete come è cambiato dal segnale short qui, ha toccato questa zona qui ed è tornato su. Quindi attenzione, qui siamo pronti per chiudere qualcosina. Mi bastano 3 pips rialzisti. Se va sopra la media, vedete che qui la media asse 48. Se mi va sopra questa media, il gioco è fatto, ragazzi, perché allora mi parte il rialzo. Però la campana gaussiana ha cominciato già a mettere giù la testa. Quindi a questo punto, senza sapere niente, io direi di. Allora, un attimino solo, vediamo se riesco a chiudermi bene. Due pips, un pippino, così me lo chiudo veramente a quasi pochissimo guadagno, dai. Perché ancora spinge, perché c'è un segnale long, eh? Anche se la campana gaussiana è questa, il massimo di Gauss è questo, quindi questo qui è il massimo di Gauss sul minuto, in ogni caso, quindi qui sopra non ci dovrebbe andare, teoricamente. Quindi non andiamo ad affrontare, siamo 9 minuti dal cambio di candela. Su H1 abbiamo questa situazione qui, una candela slanciata, quindi potrebbe anche toccarmi il pivot. Attenzione, qui si sta mettendo bene la situazione. Ancora un pips. Anche il dollaro australiano sta salendo, ragazzi. Ok? Tornando in zona, vedete questo, per esempio, potrebbe essere finito qui il ciclo 1, oppure qui uguale, non importa, più o meno questa è la zona. Attenzione. L'euro dollaro non mi piace, mi sa che lo devo chiudere. Mi sa che lo devo chiudere. Non mi piace. No, 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 non mi piace. Eh sì, adesso cosa fai, Paolo? Se mi esplode il dollaro australiano a rialzo, allora avrei qualche tentazione di tenermi anche l'euro dollaro. Vedete, l'euro dollaro ha fatto quello che doveva fare, ha toccato la 48 ed è tornato giù. Attenzione, adesso io vi sorprendo. Mi sorprendo, questo può andare nel conto che potevo fare? Ah sì, può farlo, perfetto. Mi sono girato short di euro dollaro. Questo è quello che intendo io dire quando non riesci a farti il long. Vedete come hai fatto un'ora di webinar per riuscire a chiudere con pochissima perdita? Adesso mi sono girato short di euro dollaro perché ha cambiato tutta l'idea, cioè è cambiato tutto il movimento, è cambiato, anche se poi adesso mi può scoppiare a rialzo, non mi interessa, perché in ogni caso io sono short di metodo fascia, in questo caso ho riaggiornato, il long è andato uguale, pochissima perdita, adesso la recuperiamo. Dollaro australiano l'ho chiuso pure, basta, perché non puoi metterti contro a questa idea non puoi metterti contro, come non ti puoi mettere neanche contro alla situazione, vedete, qui c'è la situazione fascia, la situazione ciclica, ultimo pezzo ribassista. Quindi inutile che io adesso mi metto contro. È ribassista, cioè questa qui la devo fare, cioè questa zona qui è ribassista. Da qui in poi, questo pezzettino qui è short. Ok? Quindi inutile, short. Mi sono girato adesso. Recupereremo questa poca perdita che ho fatto, che non è assolutamente un danno. Veramente. Mi scende fino a qui, ho già recuperato il doppio, quindi va benissimo. Okay, è chiaro che sono entrato un po' più pesante adesso, no? Okay? Bene, dai, io vi ringrazio per la partecipazione, vi saluto, ci si sente. Giuseppe, ti faccio un regalo? Ti faccio un regalo, Giuseppe? Scrivimi su Skype, ti faccio un regalo, ok? Come l'ho fatto anche, no, non l'ho fatto ieri, ieri era una promozione. Il regalo è, se vuoi, te lo scrivo su Skype, no? Perché sennò magari non è giusto con gli altri. Sai che io sono sempre, ti faccio un regalo. Ti faccio un regalo di Natale in ritardo, va bene? Ok, vediamo se poi, se vuoi o se non vuoi, ok? Ok, scrivimi però su Skype perché sennò io mi dimentico. Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente lunedì mattina 9:30.
Grazie a tutti. Ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao.